Pietro Ubaldi, Problemi dell'avvenire, La civiltà dello spirito, Edizioni Mediterranee. Che cosa vuole oggi la nostra volontà? Quali desideri questa spinta costruttrice proveniente dallo spirito trasmette per attuarli a quell'operaio che è il subcosciente? Esso è l'animale che vive nell'uomo e che va usato come una bestia addomesticata alla fatica, da servo, obbediente, esecutore degli ordini dello spirito illuminato e cosciente. Ma è lo spirito che nell'uomo di oggi dirige con conoscenza e saggezza o è quell'animale che comanda e asservisce lo spirito? Anche qui tutto è capovolto, come ovunque. Che capacità direttiva può avere la parte animale? Che cosa può esso desiderare se non cose materiali, quindi illusorie, caduche e mortali? Che può un tale capo trasmettere al subcosciente come motivi costruttivi? Ma solo motivi di illusione e di decadenza e di morte. Ecco le malattie fisiche e i dolori anche morali, essendo ciò contro di essa e quindi dannoso per noi, la legge saggia si affretta a distruggere tutto, demolendolo e infine liquidandolo col negargli ogni nutrimento vitale. Essa non può fare altrimenti per il nostro bene. A forza di generare ciò che è mortale, dovremo tanto e poi tanto subire le conseguenze del disfacimento finché lo spirito immortale un giorno capirà di avere sbagliato strada e saprà trovarne una nuova, la migliore, l'unica buona. Quando è invece lo spirito che guida, allora le sue spinte creatrici si dirigono tutte verso le cose immortali, reali, eterne. E quando a quell'operaio che è il subcosciente vengono trasmessi motivi di lavoro di questo genere, la sua costruzione sarà in corrispondenza un effetto simile alla causa. E allora la legge non ci ostacolerà più, ma essa stessa ci prenderà sulle sue ali per portarci in alto come essa stessa desidera. Così la morte non sarà più la fine del padrone, l'io, cioè di tutto, ma solo la fine di un servo che ci lascia stanco del servizio compiuto. Così non solo scompariranno malattia, dolore, miseria e schiavitù, ma saremo colmi della gioia di vivere, che non consiste nel possesso, come la pazza psicologia odierna ritiene, ma in un equilibrio di tutto l'essere in ogni aspetto e attività, nel più pieno accordo con il volere incrollabile della legge.